Ciao a tutti, sono Bello del canale Bello Film Serie, bentornati in questo nuovo video. Oggi per parlare di una serie di Apple TV Plus dal titolo Nettare degli Dèi, o in originale Drops of Gods. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di mettere like al video con i pollici in su e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, siamo di nuovo qua a parlare di Apple TV Plus e come ho ripetuto un sacco di volte, a livello di qualità, forse Apple TV è il portale attualmente migliore rispetto ai vari Netflix, Prime, Disney Plus, Paramount Plus, insomma, tutto quello che c'è. A livello di quantità non c'è tantissima roba, però pian pianino continua ad aumentare e con questa Nettare degli Dèi ci hanno preso di nuovo? È un'altra gran bella serie. Hanno indovinato un altro prodotto di qualità. Lo dirò fra 2 secondi, perché parlando sempre di qualità, volevo fare una piccola mini parentesi su un film che è uscito su Apple TV Plus, che è Ghosted, quello tanto sponsorizzato con Ana de Armas e Chris Evans, il nostro cap preferito. E a livello di qualità, questo film com'è? Mi dispiace dirlo, ma è una schifezza. È proprio un film brutto. Non lo so, loro due come attori sono bravi, ma insieme qua non funzionano. Probabilmente il film è scritto talmente male, talmente buttato là che non va. È tutto super stereotipato, anche a livello tecnico. È troppo tutto lucido, troppo patinato. L'unica scena action che si salva è quella del pullman, proprio per miracolo, e c'è Adam Brody che fa il cattivo, uno dei cattivi più stereotipati di sempre, con questi insetti per fare le torture. Insomma, mi attendevo qualcosa di più, ma Ghosted è proprio no, zero totale. Per dire, se lo paragoniamo anche a un film di Netflix, che più o meno siamo là, che è Red Notice, quello con Gal Gadot, con The Rock, con Ryan Reynolds, però quello è un film fatto per divertire, cacciarone, ci sono sempre tre attori famosi importanti, però alla fine funziona quando arrivi in fondo. Un film da divano, da sabato sera, anche carino. Qua quando arrivi in fondo, cioè, è di una pesantezza e poi loro due proprio non funzionano, è tutto già scritto, è tutto buttato là, sto fatto del ghosted, ti ha ghostato le battutine, insomma, non mi è piaciuto niente. E anche vedere Chris Evans che si autoscimmiotta sul fatto di essere stato Capitan America, all'interno vediamo anche dei camei di tutti gli altri personaggi della Marvel, se non ci credete, è proprio così, lo rende ancora di più una trashata, quindi ripeto, per me eh no, però torniamo invece alla serie del titolo, quindi a Nettare degli Dèi, torniamo alla qualità. Ci hanno preso di nuovo con questa serie? Secondo me sì, secondo me siamo davanti a una grande serie. Di cosa parla questa serie? Praticamente è un inno al vino, ma non solo come bevanda, come piacere culinario che può accompagnare un pranzo o una cena, ma è un inno al vino a 360 gradi che parla della struttura del vino, che parla di come nasce il vino, della passione per il vino, del culto che possono avere delle persone per il vino, e in queste sole 3 puntate lo trasmette anche allo spettatore. Cioè, quando vedete Nettare degli Dèi, dopo la puntata 1, 2, 3, vi viene voglia di non bere, insomma, senza mangiare, perché non è il massimo, però vi viene voglia, quando arriverà il pranzo, quando arriverà la cena, di aprirvi una bella bottiglia di vino che vi allieta il pasto. E la storia com'è? Allora, il tutto intanto è tratto da un manga giapponese, fumetto giapponese, che io ovviamente non ho letto e non so neanche dirvi se sia pari pari a quello che vediamo nella serie oppure se sia solo ispirato da, non lo so. Però la storia è molto accattivante. In pratica abbiamo questi due protagonisti che sono Camille Léger da una parte, giovane donna,
e dall'altra abbiamo invece i 6 Tomine. Tutti e due hanno due grossi problemi familiari. Quello di Issei legato al mondo giapponese, forse un pelino stereotipato, per carità, quindi nella severità dei genitori, soprattutto da parte di mamma, da parte del nonno, che lui deve rispettare i valori familiari, deve legarsi all'azienda di famiglia, non può scegliere la sua strada, cioè il vino, perché lui è un grandissimo appassionato di vino. Mentre dall'altra parte, quello che viene approfondito molto di più, legato a Camille, e noi vediamo due Camille, la Camille che ha 8 anni nel passato e quella del presente invece che ha circa una trentina d'anni. Importante nella vita di Camille è Alexandre Léger, il padre, questo cultore ossessionato dal vino in tutti i sensi, in tutte le sue forme, che vuole addestrare, nel vero senso della parola, vuole trasmettere la sua passione alla figlia, però forse nel modo sbagliato, e ci viene mostrato benissimo nel primo episodio. Lui vuole far sì che la figlia diventi un'enologa, probabilmente una cultrice come lui del vino, vuole far sviluppare il naso di Camille, che capisce di essere comunque fatta per fare l'enologa, fatta per quel tipo di lavoro, e, essendo sua figlia, lei dice: ce l'hai nel sangue, tu sei come me, e anche se ancora non lo sai, però il fatto è che esagera, perché è appunto un'ossessione. Non puoi trasmettere a una bambina così piccola un'ossessione così forte. Ci fanno vedere che allora i bambini assorbono tutto, e quindi quando tu li induci a fare qualcosa, soprattutto da piccoli, e vengono indotti dai grandi, loro fanno quello che tu gli dici, però bisogna avere un limite, bisogna sempre pensare che sono dei bambini. E per questo Camille ha un trauma che ottiene l'effetto opposto, come succede tantissime volte. Cioè, noi la vediamo a 30 anni che lei ha rifiuto non solo per il vino, ma per l'acqua in generale, per quello che gli ha fatto il padre da piccola. E ci mostrano che lui arriva fino quasi a far bere Camilla, far bere una bambina di 8 anni, e questa cosa in lei, nella sua mente, gli sviluppa un totale rifiuto, anzi vediamo che è il corpo stesso che non accetta l'alcol nemmeno da grande, ed è abbastanza forte quando la vediamo perdere sangue dal naso, la vediamo quasi svenire al primo sorso di alcol. Poi pian pianino tutta questa cosa, tutto questo addestramento del padre avrà un'evoluzione che porterà Camille a comprendere le motivazioni del padre, tutto quanto molto bello, tutto quanto descritto. Quando ci fanno vedere l'addestramento di Camille, ci fanno vedere come il padre gli spiegava come creare degli schemi mentali per far sì di riconoscere i vari aromi, i vari sapori, è bellissimo, perché noi vediamo una specie di biblioteca, insomma, selvaggia, in cui lei apre dei cassetti e trova le pesche, perché nel vino riconosce l'odore della pesca, oppure trova la felce all'interno, ha dentro un libro, oppure in uno scaffale trova, che ne so, del caffè. E questo visivamente, mentre lo vedevo dicevo wow, e poi è fatto veramente bene, sembra di vedere un film. Tutto questo addestramento, tutto questo trauma che riceve Camille da piccola sfocia dove? Nel presente, in quello che succede, cioè nella morte di Alexander, perché Camille scopre che il padre, che ormai vive a Tokyo, sta morendo e in fin di vita, e gli lascia un'eredità. Per eredità cosa devono fare? In pratica gli dà una prova a chi? Alla figlia e al suo delfino, perché Tomine Issei era diventato il delfino di Alexander in quanto appassionato di vino, per la propria eredità. Eredità piccola piccola, perché lui ha una casa
tipo 5 milioni di dollari, se non ricordo male, ha una collezione di vino che ci dicono all'interno della serie S, la più grande del mondo a livello qualitativo, del valore così piccolino di 148 milioni di dollari. Quindi casa più collezione, in tutto sono l'eredità è di circa 150. Però l'eredità la può ottenere uno solo, a detta del padre, fra i sei e la figlia Camille. E qual è la prova che devono sostenere? Ovviamente tutto legato al vino. Arrivano dal notaio, il notaio spiega tutto quanto e ci dice: aspettate che ho qua Joy, Joy, per piacere, che devo finire. Ok, e che questa prova si svolgerà in tre step. La prima è riconoscere un vino ed è quello che succede nella terza puntata, dove siamo arrivati adesso. Nel mentre, non vi dico come, ma Camille supererà il trauma del vino, cioè potrà assaggiare il vino, anche perché sennò per lei sarebbe completamente impossibile gareggiare con il 6, che è un piccolo guru. E nella terza puntata il primo step viene perso da Camille. Perché? Perché per un anno non riesce a riconoscere qual è l'annata, cioè il vino è del 1999. Il 6 lo indovina, mentre Camille no, perché dice che è del 2000. E fra l'altro è bello anche vedere il superamento del trauma di Camille, perché quando poi va per riconoscere gli aromi e riconoscere il vino, non è più la Camille da piccola esperta di sapori, ma è la Camille da grande, quindi vuol dire che ormai lei è conscia e anche vuole fare questa cosa, cioè vuole vincere la sfida per ottenere l'eredità del padre. Un po' immagino per i soldi, però non penso che poi si metta a vendere tutte le bottiglie del padre, probabilmente qualcuna sì, ma un po' per la soddisfazione, anche per vedere cosa porta questo retaggio, cosa porta questa sfida che gli ha richiesto il padre, perché sfocerà da qualche parte, ancora noi non lo sappiamo. Quello che posso immaginare, perché siamo arrivati alla terza, mancano 5 puntate, dalla prossima vedremo lo step 2, vedremo poi lo step 3, quali saranno. Però allora io mi immagino che non è detto che questa prova di Alexandre li metta uno contro l'altro, ma una è la figlia, l'altro è il suo delfino, quindi non gli può volere male a sti due ragazzi, e probabilmente la prova non servirà a dividerli, ma servirà in realtà a unirli, a metterli assieme. Adesso non si piacciono, soprattutto dalla parte di Camille, dice che lui, non so, è uno stoccafisso, che non ha neanche tutti i torti, perché è il classico ragazzo giapponese schivo che dice due parole in croce. Però può essere che pian pianino, attraverso le prove, attraverso la conoscenza, insomma, del vino, la passione per il vino, loro due si uniscono per fare qualcos'altro. Dobbiamo vedere, insomma, dove ci porterà la storia, dove ci porteranno le puntate. Quello di cui sono sicuro è che per ora sono tre puntate bellissime, che la serie, se continua così, sarà una grande serie. Quello che purtroppo mi dispiace, come al solito quando parlo delle serie di Apple TV Plus, è che almeno in Italia, perché probabilmente negli Stati Uniti pian pianino sta prendendo piede, non se la filerà nessuno questa serie. Se fosse stata su Netflix, probabilmente ne starebbero parlando tutti. Oppure, se fosse stata rilasciata tutto quanto in binge watching e l'avessimo già vista tutta, saremmo tutti quanti qua. Non dico a livello di mercoledì, perché è impossibile, perché non è una serie che abbraccia un rating così ampio. Però a livello, della Regina degli Scacchi, quindi una serie che ha avuto tantissimo successo, e vedendo com'è per ora, anche questa Nettare degli Dèi meriterebbe ben più successo dell'anonimato per cui sta passando ora. Tre puntate, non ne sta parlando praticamente nessuno. Speriamo che non sia così, però, visto le altre serie famose di Netflix, quindi di Netflix, di Apple TV Plus, quindi che ne so, The Morning Show, Ted Lasso, Scissione, serie bellissima, Bad Sister, altra serie bellissima, però non le ha viste praticamente nessuno qua in Italia, e immagino che anche questa Nettare degli Dèi,
non avrà il successo che merita, però io la guarderò tutto e probabilmente farò il video finale, se merita, se sarà un gran finale per trarre le conclusioni, insomma, di queste 8 puntate. Vedremo come va avanti. Detto questo, ho detto tutto, spero che questo mio consiglio barra chiacchierata su questa nettra degli dèi di Apple TV Plus e anche il commento totalmente negativo a Ghosted, che è veramente, ripeto, una schifezza di film, vi sia piaciuto. E come al solito vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video!